Ben ritrovati a questo spazio di approfondimento della redazione giornalistica. Zumbin oggi si occupa di poesia e lo fa con il dottor Valeriano Santurbano, che ci è venuto a trovare per presentare il suo libro di poesie. Ho scritto questo libro che si chiama Una poesia per te. Questo era il mio sogno nel cassetto che da quando ero ragazzino. Di cosa parla questo libro? Parla innanzitutto, preciso che sono un medico, quindi non potevo che parlare della vita e dell'amore, che penso che sia il binomio importante per far sì che la vita scorri tranquillamente. Il sottotitolo è abbastanza evocativo perché recita Scegli una poesia per trovare te stesso. Perché? Allora, sono 101 poesie, è un asillo, cioè una raccolta di poesie che va da 1 a 101, che con un gioco di numeri, diciamo, anche c'è dentro anche la numerologia se vogliamo, che con un gioco di numeri ognuno di noi è presente in questo libro, perché è, diciamo così, colui che è interessato alla numerologia, ma non solo chi è interessato, ma un po' tutti, siamo attratti da questa fantasia del poete che sarei io, prima persona adesso. Che cosa succede? Che bisogna leggere tre poesie, il giorno di nascita, il mese e l'anno. In queste tre poesie ritrovi te stesso. Insomma, è un discorso abbastanza interessante e forse non usuale, perché non è facile trovare un libro di poesie che si richiama alla numerologia, o mi sbaglio? No, complimenti, hai azzeccato in pieno. Che cos'è? La poesia è una creazione che costituisce la ricchezza interiore di ognuno di noi che ce l'ha nella propria anima. Quindi che cosa succede? Che quando si scrive una poesia, io penso che l'anima sia matura, è importante. Penso, da giovane ho sempre pensato di scrivere un libro, ma forse non ne avevo il tempo. Oggi come oggi, gli anni passano, sono diventato più riflessivo e forse la mia anima si è arricchita di qualcosa, per cui chiaramente quello che sento lo trascrivo. Oggi come oggi. E devo dire che queste poesie, 101 poesie, sono state tirate a sorte. Quindi praticamente quando uno rilegge queste poesie si meraviglia un po', dice: ma lei, dottore, per esempio, le faccio un esempio, e siccome una parte è scritta in inglese e una parte in italiano, me l'hanno tradotto in inglese, per esempio è uscito per caso, hanno messo la fotografia di Marilyn e lì è uscito il vivere. Lei non ha vissuto, lei è morta a 31 anni. È pazzesco, mi ha detto colui che ha letto il libro, mi ha detto: ma come hai fatto? Io dico: guarda, è stato tirato a sorte. Quindi non è che io nella numerologia abbia fatto qualcosa di mio personale, no, è stata la casualità. Quindi insomma è un discorso davvero, davvero particolare quello della numerologia. Lei prima faceva riferimento anche alla sua esperienza di medico e ha detto: no, forse ho sempre desiderato di scrivere un libro, ma forse non ero pronto. E forse anche la sua esperienza di medico, tante cose che ha vissuto ad averle fatto maturare dentro di sé. È una domanda molto importante. Sono tantissimi anni che faccio il medico. Nella vita di un medico ci sono delle cose carine e le cose meno carine. Mi è andata bene, sono stato fortunato, non sono bravo, sono stato fortunato nella vita, non ho avuto mai un incidente di percorso per quanto riguarda la mia carriera da medico. E di questo dico sempre: sono stato fortunato. Ritornando ai numeri, la numerologia è l'arte di trarre concetture fondate sull'osservazione dei numeri, delle date. Allora, che cosa succede? Che la numerologia è lo studio della possibile realizzazione mistica o esoterica tra numeri e rapporto di azioni in base ai soggetti. Praticamente si può dedurre questa numerologia dagli eventi, dalle consonanti, dalle vocali, si desume. Insomma, c'è molta fantasia nel campo della numerologia e ognuno lo interpreta a proprio modo.
mi permette, è un po' particolare il binomio tra un uomo di scienza, perché un medico è un uomo di scienza, e diciamo questo aspetto invece più legato alla casualità, alla numerologia. Sì, è stato veramente un caso anche il fatto della numerologia, perché io ho parlato qui, ho parlato della vita. Perché la vita? Perché io sono deputato in certo qual modo a tutelare la vita. E allora, non lo so, è stato un qualcosa di interiore che è uscito fuori a una certa età dicendo è ora che tu scriva qualcosa di quello che senti dentro e cosa hai maturato nella tua vita ad oggi. Vogliamo parlare anche un po' della presentazione che c'è stata a Pescara, insomma è venuto sì. Un personaggio importante della cultura italiana, Vittorio Sgarbi. Sì, a me ha fatto tanto piacere perché Sgarbi non è facile gestirlo, lui non è facile gestirlo. Ha voluto il libro 3-4 mesi prima, se l'è letta tutta il libro, al che dopo aver letto il mio libro ha detto ok, mi piace, vengo. Perché è un tipo così lui. È venuto lì e veramente devo dire mi ha fatto dei complimenti, mi ha lusingato un po' perché mi ha fatto dei complimenti, mi ha detto sei un poeta diverso da tutti gli altri, hai abbinato la vita e l'amore in un certo gioco di numeri. Te sei unico, complimenti. Infatti io senza saperlo insomma mi ero accorto di questa particolarità sì. Della, sì, infatti, del libro. Adesso lo presentiamo, questo qua ha la fortuna di essere in inglese. Tradotto, certo. Sì, è stato già tradotto in inglese, ce l'ha la Feltrinelli. Praticamente questo libro adesso verrà, quasi quasi girerà il mondo perché a dicembre molto probabile sono in Thailandia a presentarlo, poi a febbraio in Australia. Quindi praticamente ho la fortuna che in inglese, essendo in inglese, posso presentarmi ovunque. Ma io ho un'altra idea che sto maturando. E 35 capi di Stato regalerò il libro con una poesia ad personam su una pergamena scritta, compreso anche il Papa. Il libro è una poesia per loro. Magari questo connubio amore e poesia possa portare anche un po' più di pace insomma in questo, sì, questo nostro mondo sì. Attraversato da diverse perché tensioni. È importante leggerlo sto libro perché fa riflettere. C'è un aneddoto praticamente, io faccio il medico e tuttora lavoro, sono ancora operativo, è venuta una signora da me, un insegnante di un certo pregio e livello, mi fa dottore io sono talmente esaurito che c'è una cesta, una borsa piena di psicofarmaci. Io gli ho detto signore lei lo butti in melodia, io gliel'ho buttato nel cestino, lei si è arrabbiato tantissimo, gli ho detto signore un attimo, si calmi, io vado in macchina, gli prendo il libro e glielo regalo, questa mi torna dopo 15 giorni baciandomi le mani, mi ha detto il suo libro mi ha salvato dai psicofarmaci, perché io la sera chiudo gli occhi, dici domani, oggi è 9, domani è 10, apro la poesia numero 10 perché è il domani, poi ne chiudo gli occhi e ne apro una a casa, io dormo tranquillo, non ho più bisogno di psicofarmaci. Detto, lei mi ha curato, ha detto, vedi anche un libro può curare un paziente. E magari bisognerebbe leggere anche un po' di più perché sì, insomma, bisognerebbe... invitiamo anche le persone a leggere di più. È bello perché non so, fa prendere coscienza all'anima, perché ognuno di noi ragiona un certo modo e la sua anima è occulta, bisogna tirar fuori quest'anima. Perché una volta che lo tiri fuori ti rivedi te stesso, è uno specchio della tua vita. E allora insomma l'invito a tutti a acquistare questo libro, insomma a leggere. Ma neanche, a leggerlo, a leggerlo questo libro, perché veramente penso che dalle parole di Sgarbi ha detto vale la pena leggerlo questo libro, benché lui sia un po' restio a queste cose. Vorrei farle chiudere questa intervista con l'aneddoto che mi ha raccontato prima di iniziare la nostra trasmissione. È carina questo aneddoto, questa vocazione io di scrivere ce l'ho avuto fin da ragazzino. Dalla mia adolescenza e chiaramente con la mia ragazza quando dovevo attendere magari perché ero impegnato, perché studiavo, usciva da scuola, io mi mettevo a scrivere le poesie sulle carta moneta, sulla carta moneta. E un giorno gliel'ha detto, e lui molto gentile, frasi sintetiche ma molto significative, allora mi fa un giorno dopo 4-5 anni, dico, ma perché me lo scrivi sui soldi? Dico perché ha più valore. E allora con questo bel aneddoto ringrazio per essere stato con noi il dottor Valeriano Santurbano, autore sì. Di Una poesia per te, scegli una poesia per trovare te stesso, ho voluto citare tutto il titolo e il sottotitolo. Anzi io invito tutti, specialmente adesso il periodo di Natale, e mi è successo già in tanti ristoranti che ho tirato fuori questo libro, poi è venuto il titolare, mi fa dottore per favore mi lasci questo libro perché tutti vogliono sapere la numerologia della
della loro vita in base a questo libro che parla di amore e vita. Perfetto, grazie allora per essere stati con noi, anche i nostri telespettatori. Chiaramente l'appuntamento è con i prossimi argomenti di Zoom In. Grazie.